Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Quest'oggi continuiamo la nostra avventura sulla Galacticraft. Ok, e cercheremo di costruire il razzo, il Tier Rocket One. Ok, in questo momento. Oh, perfetto, gli steel sono pronti. Comprese tin. Ah, ok, giusto, giusto. Questo è tin e queste comprese steel. Perfetto. Tin li mettiamo qui. Ed iniziamo a creare Rocket Fin, ce ne serve uno e siamo a 4. Poi ci serve l'ogiva, ce l'abbiamo e la mettiamo qui, perfetto. E poi ci serve l'engine, che dovremmo averci tutto in teoria. Ci portiamo il Rocket Launch Pad, così creiamo anche la nostra base per far partire il nostro razzo. Quindi adesso abbiamo bisogno del NASA Workbench, però, che io non ho. Allora, 4 di questi ce ne servono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ce li mettiamo da parte. 8, questo qui in teoria è il nostro razzo. Ora posiamo tutto quello che non ci serve. Facciamo questa cosa veloce veloce. La dirt non ne abbiamo bisogno. Andiamo a costruire il rocket launch pad, che in teoria possiamo già andare a costruire, ma siccome è notte andiamo a dormire. E buongiorno, un altro bellissimo giorno su Minecraft, alla ricerca di qualche creeper che ci vuol fare le penne. Non c'è nessuno, qui c'è un buco che dovrei ricoprire. Eccolo lì, guardate. Era nascosto nell'angolo. 1, 2, perfetto. Ok, vediamo un attimo se c'è qua. Questo è il nostro. Ce n'è, vero? Perché gli agguati non mi piacciono. Ok, iniziamo a fare il nostro launch pad. Allora, 3, 4, 5. In teoria dovrebbe essere così. Esatto, in teoria questo è il nostro launch pad. Qui possiamo posizionare il nostro razzo. Ho visto qualcosa di strano. No, ok, perfetto. Adesso quello che ci serve è il workbench della NASA, il banco di lavoro della NASA, che onestamente non so come si fa. Vediamo un po'. NASA workbench, eccolo qua. Allora, ci serve l'advanced wafer, una crafting table, steel, 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 ok. Leve, ok. Aspetta, 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 aspetta. Facciamo così. Se ce lo mettiamo qui. Allora, vediamo un po'. La torcia, questa la possiamo fare. Fuori uno. Ce la facciamo subito. Poi, questi ce li ho. La crafting table. Ci serve del legno. Ce l'ho. Ne ho solo uno, andiamo a prendere la un po' di legno, un po' di legna, un po' di legna, un po' di legna, un po' di legna. 3 ci bastano, grazie. Ok, questa, quindi uno e due, poi ci serve la leva. Ci serve un po' di cobblestone, ce l'abbiamo qua la cobblestone, ci abbiamo una stone, si può fare lo stesso con la stone, non mi ricordo. No. Ah, ok. Cobblestone ce l'abbiamo qua.
1. Quanti ne servivano? 2. Ok. E 2. Perfetto. Dopodiché ci eliminiamo questa. No, ho sbagliato. Ok, perfetto. E ci manca l'ultimo, questo wafer qua. Questo wafer qua si fa col redstone, col repeater. Un diamante. Ok, il repeater. Che noi non abbiamo. Vediamo se ce l'abbiamo sopra, ma credo proprio di no. Repeater. E invece sì, ce l'abbiamo. Perfetto. Così evitiamo di farci un repeater ex novo. Allora, vediamo un po'. Sì, si fa qua. Ok, possiamo fare così. Questo lo accetta? No. Ok, mettiamo il repeater qua. Poi ci vuole un diamante. Che non so dove ci li ho. Eccoli qua. Dovrei posizionarli. Facciamo così. Esatto. Così li teniamo al sicuro lì. Un diamante. Poi ci servono 2 raw silicon, che ce li abbiamo, e ne prendiamo solamente 2. Uno e 2, e in teoria dovrebbe già partire. No, non parte perché questo fa così. Ok, parte. Ok, dai, che ci siamo. Perfetto. E adesso andiamo a costruire il nostro NASA Workbench. Cosa ci manca? Il compressed steel, che ce le abbiamo. Quindi, tac, tac. Ok, fatto. Ora il compressed steel è usato per creare qualsiasi advanced forte in vengo. Nuovi schemi può essere aggiunto. Ok, perfetto. Quindi possiamo metterlo tipo qua. Ma è gigante. Stona un po', in effetti. Ah, ok, vuole la schema. Ok, perfetto, abbiamo capito come funziona. Quindi se io adesso faccio, allora, 1, 2, 3, 4, questi qua così, poi c'è questo, questo, e mi sa anche così. Signori, ce le abbiamo. Non so cosa siano queste. Vediamo un attimo, andiamo a cercare prima, perché forse possiamo fare, possiamo aggiungerli qualcosa. Ok. Ah, ok, ce l'ha ritornati. Ok, possiamo mettere le ceste. Quindi a questo punto ci costruiamo 3 ceste, giusto? Io non capisco se una di queste è per noi oppure ci possiamo entrare. Quindi costruiremo 3 ceste. Vediamo un po' cosa succede. Di cui una ce l'abbiamo già. Una è qua. Le altre 2 ce le costruiamo. Ok, una. Me ne manca una. Me ne manca una e la andiamo a fare, eccola qua, track, e abbiamo le 3 chest, perfetto. Scusa, il pollo mi serve e al posto del pollo ci mettiamo, mentre siamo qui, la cobblestone. Questo l'ha fatto tutto, prendiamo la pietra, prendiamo una cobblestone.
gliela mettiamo qui e la pietra la mettiamo qua. Perfetto. Quindi, adesso che noi abbiamo questa bellissima cosa, ricostruiamo allora l'ogiva, il motore, questi, le tre chest. Questo cos'è? Non lo so. Ah no, questa è l'uscita. Ok, cioè da dove? Dove è il razzo? 3, 2, 1. Ce l'abbiamo, signori. È immenso, sicuramente, perché vedo una cosa sopra la mia testa. E adesso andiamo a vedere cos'è. Ah, lo trasportiamo proprio. Bello. Ok, trasportiamo il nostro razzo nella piattaforma di lancio. Eccolo qua, signori. Sono iper contentissimo di questa cosa. Ce l'abbiamo. È il nostro razzo. E ci possiamo entrare? Sì, ci possiamo entrare. Lancia. Inventory. Fuel. G. Ah, ok. Ok. E per uscire? Ok. I will need to load in some rocket fuel. Ok, per uscire come si fa? Non... come si fa per uscire? Ah, ecco, ok. Left shift. Ma... è bellissimo! Signori, ce l'abbiamo fatta! È il nostro primo razzo per andare là sopra, nelle stelle. È stupenda questa cosa. Ce l'ho fatta, finalmente abbiamo un razzo. Sì, sono veramente contento. Iper contento. Sento anche dei rumori strani. Esatto. Ma troppo contento. Bene. Signori e signori, per oggi è tutto. E... ci vediamo alla prossima con il carburante e vediamo se riusciamo a fare il nostro primo lancio. Come sempre, siete mitici ed alla prossima. Bye bye! Che figata.